servizio al controllo degli obiettivi sensibili. È stata la Fiat Punto, l'auto più rinvenuta dopo il furto. A dirlo sono i dati diffusi dalla Polizia di Stato a conclusione di un'operazione di prevenzione e contrasto dei furti d'auto denominata Safety Car. In 3 giorni sono stati restituiti ai legittimi proprietari ben 411 veicoli, un segnale di speranza per coloro che abbiano avuto la sfortuna di vedersi rubare la propria automobile. L'operazione Safety Car ha coinvolto tutte le 103 questure con il supporto dei reparti della prevenzione anticrimine e del personale della polizia stradale e anche di quello di frontiera ed è durata 3 giorni. Il risultato dell'operazione è stato quindi di 135 auto recuperate ogni giorno. Oltre che alla restituzione delle auto rubate, l'impiego massiccio del personale della polizia, ben 4.500 uomini in tutto, ha permesso di scoprire anche un'officina a Napoli specializzata nello smontaggio e nel riciclo di auto di lusso. Ecco nelle immagini della polizia gli agenti che indicano le auto poste sotto sigillo che presto sarebbero state rivendute sul mercato delle auto rubate. Curiosità, a Milano era stato rubato anche un escavatore del valore di 70.000 euro, mentre a Roma è stata restituita un'auto rubata alle suore di carità dell'Immacolata Concezione, che al momento della consegna hanno ringraziato e benedetto gli agenti di polizia. In tutto sono state controllate quasi 1 milione di autovetture, arrestate 16 persone e denunciate altre 83. A Torino sono state restituite 25 vetture ai legittimi proprietari, con 3.598 automezzi controllati.